Gli smartphone sono noiosi. Se avessi avuto un euro per ogni volta che ho letto una frase simile nel corso degli ultimi anni, a quest'ora non sarei su YouTube, ma avrei comprato YouTube. Vabbè, battutacce a parte, che cosa c'è di vero adesso, all'inizio del 2021, in questa frase? E ve lo dice uno che fino a agosto 2019 pubblicava un video su Galaxy S2 nel quale affermava praticamente il contrario. Eppure da allora alcuni trend che già si vedevano effettivamente si sono talmente imposti da portarmi a dubitare di quelle che erano le mie convinzioni. E sì, effettivamente gli smartphone stanno diventando in parte almeno un po' noiosi e ora voglio provare a spiegarvi come mai con almeno tre esempi concreti per poi confrontarmi con voi a fine video nello spazio dei commenti. Punto primo, ci sono troppi top di gamma. Un tempo le aziende rilasciavano un top di gamma all'anno e concentravano su quello tutta la loro attenzione, anche tutto il loro marketing. Adesso invece, ormai da tempo, ne abbiamo non più due, ma addirittura tre, se non quattro, e non sto esagerando. Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra e a fine anno è arrivato anche S20 FE, che tra l'altro è stato raccomandatissimo e a ben vedere. E quindi tutta questa moltiplicazione di top di gamma, anche nell'utente, secondo me un po' di confusione la genera e serve soltanto ad una cosa alla fin fine, a far sì che il modello ultra, o come lo volete chiamare, sia quello che può tranquillamente superare i 1000 euro e arrivare anche a 1200, 1300, 1400 a seconda delle varianti. Sono cifre davvero notevoli alle quali ormai negli ultimi anni però ci siamo abituati. E tutto ciò purtroppo con un solo vero elemento che distingue l'ultra top dai non così ultra, che è la fotocamera. Il display è ok, un po' può migliorare, a volte c'è anche un diverso processore, ma non sempre. Però il vero grosso discriminante è ormai diventato soltanto la fotocamera, ma stiamo parlando appunto di smartphone o di fotocamere? Perché con 1400 euro me la compro una bella fotocamera. Lo so che è un paragone forzato con uno smartphone che abbiamo sempre con noi, possiamo portare in tasca, ti permette di fare 10.000 altre cose, ma è per dire che comunque è qui la noia, cioè è il fatto che alla fin fine tutti puntino soltanto su questo elemento che è quello fotografico, che per carità è bellissimo avere dietro di sé degli smartphone in grado di fare foto assurde, ma mi chiedo anche quanti utenti siano coscienti delle capacità fotografiche e di quello anche che ci vuole un po' per sfruttarle davvero del loro smartphone pagato oltre 1000 euro. E paradossalmente, chi ha tratto maggior beneficio da questo moltiplicarsi di top di gamma è proprio colei che ha consolidato questa moda, cioè Apple, testimoniando ancora una volta che i produttori Android farebbero molto meglio a non scimmiottarla in tutto e per tutto piuttosto che a andarle sempre dietro. Perché nell'ecosistema dell'iPhone avere più scelta è adesso un vantaggio. Prima avevamo soltanto un iPhone, quindi se tu volevi un iPhone ti compravi quello dell'anno in corso o cercavi di accaparrarti uno degli anni passati ad un buon prezzo. Adesso invece gli iPhone si sono moltiplicati e dall'SE al Pro Max c'è tutta, diciamo, una gamma, per quanto comunque ancora abbastanza ridotta, con prezzi differenti, caratteristiche differenti, dimensioni e funzionalità anche in parte differenti, che permette ad un ecosistema che prima era più limitato nella scelta di avere appunto più opzioni per i propri utenti, che in fondo non è un male, da una parte è una cosa meno noiosa rispetto invece a quello che è successo su Android, dove comunque sia questo moltiplicarsi dei top di gamma non ha portato poi una vera grande innovazione tra uno e l'altro, tranne appunto, come vi dicevo prima, sul fronte fotografico. Ma non finisce qui. Punto numero 2, i foldable. Beh, di per sé si potrebbe pensare che i foldable siano l'esempio che gli smartphone non sono noiosi. Ed è vero, ma al momento rappresentano ancora una nicchia, così nicchia del mercato e probabilmente rimarranno tali ancora così a lungo che non bastano a sovvertire la tesi iniziale, nel senso che comunque siamo di fronte a dei dispositivi che hanno un prezzo fuori mercato. O siete ricchi o siete stupidi per comprare una cosa del genere, e al di là di quello hanno ancora tanti limiti,
le dimensioni, il peso, questo va sui quasi 300 grammi, mentre invece la maggior parte degli smartphone vanno sui 200, è differente ma in maniera anche sensibile quando lo tenete a lungo in mano. Le fotocamere ancora non sono affatto quelle di un top di gamma, ma non del 2021, non pretendo che fossero al pari di un S21, ma nemmeno al pari di quelle degli smartphone Samsung al top nell'anno passato. Ci sono tante criticità, lo schermo interno è ancora troppo fragile, Samsung lo ha ricoperto con questa orribile pellicola di plastica che forma facilmente anche delle bolle al suo interno dopo un po' che l'andrete ad utilizzare, e che non è quindi adatto a tutti, a chi abbia una vita magari un pochino più frenetica, va trattato comunque con attenzione per evitare danni che poi in uno smartphone così caro sì che vi farebbero girare le scatole, tanto per usare un eufemismo. Insomma, non sono ancora nemmeno lontanamente dei dispositivi mainstream. Il gap che c'è qui tra le due metà, lo spessore che c'è tra le due metà, questo qui non è uno smartphone che diventa un tablet. Sono due smartphone che diventano un tablet e la differenza non è poca cosa, insomma, se ci pensate bene. E prima che riusciamo ad appiattire completamente queste due metà, a non fargli avere questa gap appunto che c'è tra di loro, ci vorrà ancora diverso tempo. Quindi sì, sono eccitanti, non sono noiosi, ma più in prospettiva rispetto a quanto non lo siano adesso, perché la loro incidenza sul mercato di ora è davvero poca roba. Prima che rappresentino qualcosa di eccitante, di emozionante per la maggior parte degli utenti e non solo per quella nicchia di ricchi e stupidi che dicevo prima, ci vorrà ancora diverso tempo. Ma non finisce qui, e però per farvi vedere l'ultimo punto devo spostarmi al computer. A pensarci bene, il PC non era così indispensabile, ma fuori faceva veramente troppo freddo. Comunque, a parte questo, già che siamo qui, sfruttiamolo, no? Allora, andiamo sulla home di Android World, dove in alto a destra c'è un riquadrino verde chiamato Brand. Mettiamolo un attimino da una parte e analizziamoli uno a uno, partendo dal primo ovviamente, da Samsung. Vabbè, nulla da dire su Samsung, è il produttore principale Android ormai da anni, archiviato. Xiaomi molto molto arrembante, sta traendo probabilmente anche giovamento dal calo fisiologico, diciamo, di Huawei, però è indubbio che Xiaomi sia un player comunque tra i più importanti ed in crescita del mercato anche dalle nostre parti. Poi abbiamo OnePlus che sì, ha reso magari il mercato un po' più frizzante, ma stiamo parlando ormai di diversi anni fa. Com'è che diceva il Cavaliere Oscuro? O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. I tempi dei flagship killer, insomma, per OnePlus sono ormai abbastanza lontani, e se li guardiamo bene, in fondo, gli smartphone di OnePlus alla fin fine non sono altro che un agglomerato di cose già viste su Oppo e su Vivo, che infatti sono le sue due sorelle maggiori o fratelli, a seconda di come lo volete vedere, che fanno tutti parte di un grande conglomerato che è BBK Electronics. Abbiamo poi Huawei sulla quale, beh, è inutile spendere troppe parole. A me onestamente dispiace soltanto vedere un'azienda che esce di scena in questo modo, cioè senza nemmeno avere la possibilità di combattere. Non voglio nemmeno stare a entrare nel merito delle sanzioni imposte dalla ex ormai amministrazione Trump. Fatto sta appunto che il calo di Huawei è veramente sempre più sensibile. Nell'arco del 2020 ha comunque avuto buone quote di mercato, ma è facile prevedere che queste andranno sempre di più a calare. Poi c'è Asus, che ormai fa sostanzialmente due modelli all'anno, lo Zenfone e il ROG Phone, buoni quanto volete, anche abbastanza originali, soprattutto gli Zenfone con la flip camera. Certo, l'incidenza sul mercato è veramente bassa. E poi abbiamo appunto Oppo, che è comunque uno dei principali player mondiali, per quanto le sue quote stiano soprattutto sul mercato orientale. Google, che vabbè, che ve lo dico a fare, Pixel 5 tra l'altro in Italia non ci sono nemmeno mai stati, il prossimo anno non si sa, di certo comunque Google è importante per il mondo Android per quanto riguarda Android stesso, ma i suoi smartphone non hanno mai davvero fatto la differenza sul mercato e men che meno hanno portato delle vere innovazioni che non avessimo già visto altrove, ad eccezione magari di cose tipo Project Soli, che però si è rivelata una cosa che anche Google stesso l'anno dopo ha abbandonato.
Poi andando avanti abbiamo Nokia, della quale onestamente non mi ricordo uno smartphone che abbia davvero lasciato il segno da quando è ritornata ad Android. Se probabilmente non si fosse chiamata Nokia non staremmo nemmeno qui a parlarne. LG, che purtroppo si sta avviando praticamente verso il viale del tramonto, è una notizia proprio di questi giorni ed è un peccato perché se parliamo di originalità di smartphone che smuovevano qualcosa, e beh, un LG Wing di certo ha molto da dire. Motorola che sì, continua con le sue serie Moto G, certo anche Motorola l'originalità l'ha lasciata probabilmente qualche anno indietro, mi verrebbe da dire ai tempi delle Moto Mod, perché poi da allora di roba divertente, no? Perché in fondo la domanda iniziale era quella, se gli smartphone sono o meno noiosi, non se siano dei buoni smartphone, perché ormai di buoni smartphone siamo pieni, no? Beh, insomma, la Motorola quella che era meno noiosa, mi sembra ce la siamo lasciata un po' alle spalle. E poi c'è Honor, che ha subito la stessa sorte di Huawei, ma adesso è diventata indipendente. Insomma, chi lo sa cosa ne sarà di Honor. Al momento di certo non è l'azienda che più abbia innovato negli ultimi anni, anche perché spesso era tutto un prendere in prestito, bene o male, quello che aveva fatto la casa madre. Poi se ne potrebbero aggiungere altre a questo elenco, soprattutto cinesi, mi viene in mente Meizu, che è sempre più abbandonata, quantomeno nelle cronache, HTC che non ci ha dato nemmeno, come dire, il piacere, ma in senso non letterale, di un vero funerale. HTC continua a sfornare un Desire all'anno in mercati che non ci riguardano, e a me dispiace tantissimo perché i miei primi smartphone, ancora prima di Android, erano tutti HTC. Questo discorso per dire che, e lo confermano anche delle statistiche che abbiamo pubblicato proprio in questa settimana da parte di varie agenzie che si occupano di indagini di mercato, per dire che Apple da una parte, Samsung dall'altra, qualche diciamo outsider come Xiaomi e il gruppo BBK, e poi è rimasto poco. Gli altri sono altri nelle percentuali di spartimento del mercato, e anche tutto questo impoverimento ha contribuito secondo me a rendere gli smartphone tutti un pochino più noiosi, perché comunque alla fin fine se il mercato se lo contendono in poche aziende i modelli di riferimento sono quelli, se ci sono tantissime aziende, se c'è più varietà, allora il discorso cambia. La varietà ancora c'è, ma abbiamo visto appunto con quote abbastanza risicate. E quindi sì, per concludere, c'è un po' di noia. C'è un po' di noia per tutti i motivi che vi ho detto e probabilmente anche per qualcos'altro, non da ultimo il fatto che siamo sempre in casa, o quantomeno molto più di prima. Voglio dire, cosa me ne fate anche dello smartphone più originale o giù di lì del mercato, quando comunque siete in casa e quando avete a disposizione TV, tablet, PC, notebook, tutto quello che volete, tutti gli schermi che volete. Anche gli smartphone perdono un po' di appeal, sono nati per seguirci quando siamo fuori, per lavoro, per svago, quando siamo in viaggio, quando siamo all'aria aperta, non in casa. E ovviamente stando in casa anche lo smartphone perde un po' di appeal, diventa più noioso, diciamoci la verità, e in più tutti i ragionamenti che ho fatto prima, che sono comunque generali e indipendenti appunto dalla pandemia e dalle nostre condizioni di vita attuali. Ed è una cosa che probabilmente ci trascineremo ancora un po' per qualche anno, voglio dire, nel momento in cui inventi lo smartphone e superi quello che c'era prima, ci vorrà qualche cosa di altrettanto rivoluzionario prima che il pubblico percepisca nuovamente quel brivido, quell'innovazione. Gli smartphone hanno soppiantato i cellulari e forse gli smartphone tra qualche anno saranno soppiantati a loro volta da qualcosa di più. Però quel qualcosa di più adesso non c'è, e per quanto gli smartphone di oggi siano ormai perfezionati sotto tutti i punti di vista rispetto a quelli che erano i primi modelli, è ovvio che ormai per noi che ci siamo un po' sui fatti siano diventati anche un po' più noiosi. Va bene, direi che mi sono dilungato anche troppo a lungo e poi la malinconia sta un po' prendendo il sopravvento. Vi ricordo come ogni volta di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti, recensioni e video, opinioni come questa, ma fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, perché l'argomento si presta davvero ad una bella discussione. Da parte mia come sempre un saluto,
e alla prossima!